Terminata l'edizione dell'Isola dei Famosi è possibile scoprire quanto hanno perso i naufraghi nel corso di quest'edizione, dati sorprendenti. L'edizione più contestata dell'Isola dei Famosi si è conclusa. Alla fine non c'è stata la serata anticipata come pronosticata da molti a causa degli ascolti bassissimi del reality show. Spesso la trasmissione condotta da Vladimir Luxuria ha fatto fatica a superare il 12% di share. D'altra parte di recente Pier Silvio Berlusconi si è lamentato di alcune scelte dei concorrenti che hanno causato una caduta di stile. Al momento quindi non è certa la presenza del reality show nel palinsesto della prossima stagione. Con la conclusione di questa stagione dell'Isola dei Famosi, portata a casa da Arassenol, adesso Mediaset ha in mente uno speciale nel quale i naufraghi si vedranno a distanza di tempo per capire quanti chili hanno perso durante il reality show. Per molti è ovvio che chi ha partecipato dal primo giorno alla trasmissione avrà perso molto più peso rispetto a quelli che sono arrivati in Honduras solamente nelle ultime settimane. Così i telespettatori adesso potranno sapere chi è il concorrente più dimagrito al termine del programma. Isola dei Famosi, chi è il concorrente che ha perso più peso, la classifica. L'ultima settimana dell'Isola dei Famosi 2024 è iniziata e i naufraghi si preparano a tornare a casa. Prima di lasciare l'isola, verranno informati sulle loro attuali condizioni fisiche, in particolare su quanti chilogrammi hanno perso durante l'avventura. Tra i concorrenti che hanno iniziato il reality dai primi giorni, si nota una significativa perdita di peso. Alvina Scortecci è visibilmente dimagrita e scoprirà di aver perso oltre 10 kg. Anche Edoardo Franco e Edoardo Stoppa hanno perso notevolmente peso, rispettivamente 13 kg e 15 kg, con Stoppa che risulta essere il più dimagrito. Questo risultato è il frutto di settimane di duro lavoro fisico e diete estreme, tipiche delle condizioni di sopravvivenza dell'Isola dei Famosi. La sua trasformazione è evidente e rappresenta uno degli esempi più drastici di perdita di peso tra i concorrenti. Oltre a Stoppa, anche altri concorrenti hanno registrato significative perdite di peso. Alvina Scortecci ha perso oltre 10 kg, dimostrando una notevole trasformazione fisica. Edoardo Franco, anche lui ha perso molto peso, esattamente 13 kg. Samuel Peron, l'ex ballerino di Ballando con le Stelle, ha perso 6 kg, mantenendo comunque una figura esile. Matilde Brandi, la showgirl romana, ha perso 8 kg, evidenziando i rigori dell'isola. Arassenol, l'attore turco, ha perso 9 kg, nonostante un periodo di stop di 2 settimane a causa del Covid. Arthur Dainese, il modello ucraino, ha perso 7 kg. Con una significativa riduzione della massa muscolare. L'Isola dei Famosi si conferma essere un programma che non solo mette a dura prova il fisico, ma anche la psiche umana. I partecipanti devono affrontare condizioni di vita estreme, con limitate risorse alimentari e dure prove fisiche, che portano a significative perdite di peso. Questa trasformazione è evidente soprattutto nei naufraghi che hanno resistito fino alla fine del reality.